È a base bianca, con mozzarella fior di latte e caciotta d'Urbino e farcita a piacimento con crema di patate zafferano del Montefeltro, salsa al tartufo nero, carciofi di Jesi, olive all'ascolana del Piceno e altre prelibatezze tutte servite in una tavolozza. È la pizza celebrativa Rossini e Raffaello, presentata ieri in un noto ristorante a Montevecchio di Pergola in occasione degli anniversari della morte dei due grandi colossi del nostro patrimonio culturale. Ad illustrare il progetto, la Camera di Commercio e le associazioni agricole che continuano a puntare sulla qualità e promozione delle eccellenze gastronomiche regionali. Questa pizza ha la peculiarità importante di aver utilizzato quasi tutti i prodotti del territorio marchigiano, al 100% come prodotti regionali, ma ho utilizzato anche prodotti che vengono dal sud, come il ciaiuscolo, le olive all'ascolana, l'anisetta, i tartufi come del centro con le varie caciotte, con gli altri prodotti che vengono utilizzati anche del pesarese. Perciò diventa una pizza globale, una pizza veramente marchigiana, una pizza che la Camera di Commercio delle Marche ha oggi l'onore di poter presentare a tutti quanti voi. Per l'occasione lo chef pluripremiato Gianluca Passetti ha preparato anche altre pizze speciali presentate alla stampa e agli ospiti protagonisti di una degustazione guidata. Partiamo dalla prima, che è una armida, la celebrativa, con un impasto classico. Poi ho fatto un impasto con il cavolo cappuccio, un impasto viola, alla curcuma, giallo e con i 5 cereali. Il primo impasto, che è l'impasto classico, ha una maturazione di quasi una settimana. Ha una sua preferita fra queste? Quella che mi ha portato più soddisfazione è questa che vedete qua davanti, che è la pizza, adesso oggi la chiamiamo Anice, se no è la mia pizza Varnelli, che mi ha fatto vincere l'italiano, il mondiale, l'europeo e altre cose. E al contrario di quello che si possa pensare, l'abbinamento perfetto della pizza celebrativa non è con la birra, bensì con i migliori vini locali. I nostri produttori vanno valorizzati, i nostri vini vanno valorizzati. Si cerca di fare degli abbinamenti con le pizze, con le farciture nel modo migliore per avere un'armonia di bocca, per avere veramente anche una digestione molto più facile, direi, rispetto alla birra.